Una volta abbiamo scattato una fotografia che mi è piaciuta tanto. Era una giornata insolita perché allegra, leggera. È per questo un inganno dei sensi e della mente. Ma mi ci sono aggrappata a quella fotografia, pensando che un'altra realtà potesse scappare fuori da quello scatto, da quell'istante, da quel diaframma. E un'immagine irreale potesse diventare quotidianamente vera. Vorrei raccontare tutto di questa foto di famiglia, fin nei minimi particolari. Mio padre ha sempre passeggiato incurante fra i giorni delle nostre vite. Era uno a cui piaceva comandare. E ancora oggi pronuncia frasi che feriscono la mamma. Ogni giorno un suo sguardo, una parola, che ti faceva desiderare di essere sottoterra. A detta sua non dà mai un ordine, ma suggerimenti, mai obblighi, ma indicazioni, le sue, affinché lei capisca com'è giusto che una femmina si comporti e quali sono i ruoli in una famiglia. È la natura che decide. Però, in fin dei conti, decide sempre tutto lui. E spesso lo fa con le maniere forti. Ci sono giorni tinti del colore del sangue a causa dei suoi gesti brutali e feroci sul corpo di nostra madre. Ma alla fine, tutti hanno sempre detto che è stato un buon padre. È stato mio padre a insegnare a mio fratello come trattare le femmine, come gestirle per non perderne il controllo e ritrovarsi solo e senza forza. Ho pensato che da oggi dedicherò la mia vita a me, ma in fin dei conti continuerò a dedicarla a mia madre, ombra di donna che continua a strisciarmi dietro, fedele. E più il sole è forte, più quell'ombra è nitida. Ombra nitida sulla polvere. Polvere ovunque. E mi domandavo come vivessero quelle donne. Le donne le cui vite non sono ricoperte da polvere che sporca e nasconde tutto. Vite senza la necessità di una pezza sempre in mano per ripulire tutto. Ora non me lo chiedo più. Ora lo so.